Dopo mille peripezie, Don Chisciotte e Sancho Panza riuscirono a recuperare il famoso elmo di Mambrino, il magico elmo di Mambrino. A quel punto a Don Chisciotte sembrò il momento adatto per una penitenza d'amore e quindi scrisse una lettera per la sua Dulcinea. Oh, senti, Sancho, prendi questa lettera e portala da Dulcinea, la mia amata, e dille quanto faccio per lei. Va, Sancho, va, Sancho, va. E la Sancho non sapeva dove andare. A chi avrebbe portato questa fantomatica lettera per una fantomatica Dulcinea? Vagando di qua e di là, Sancho incontrò il barbiere e il curato che giravano la Spagna alla ricerca di Don Alonso, preoccupati della sua sorte. Interrogarono Sancho Panza, ma Sancho non seppe dare delle risposte coerenti, parlò di giganti, eserciti, pecore. E alla fine il curato e il barbiere pensarono che piuttosto che affidarsi a Sancho sarebbe stato meglio seguire il loro piano. Che cosa prevedeva il piano del curato e del barbiere? Avevano pensato di travestirsi da dama in pericolo, un pericolo che solo Don Chisciotte avrebbe potuto sventare, e quindi andarono alla ricerca di Don Chisciotte. Per fortuna, ad evitare al curato l'imbarazzo di travestirsi davvero, incontrarono due giovani che erano appena stati abbandonati per amore, Cardenio e Dorotea, ed insieme decisero di aiutarli nel loro piano.